Sabato 2 e domenica 3 luglio tutti alla scoperta degli agriturismi aperti nelle Marche, l'iniziativa promossa dalla Coldiretti regionale in collaborazione con Terra Nostra e Campagna Amica. 39 tra le migliori strutture del territorio regionale spalancheranno le proprie porte a turisti e cittadini, con una serie di iniziative tra visite guidate in azienda, assaggi e degustazioni gratuite di prodotti tipici della rete di Campagna Amica, inoltre laboratori dimostrativi, pacchetti per il pernottamento e menù a prezzi promozionali. Tra le iniziative più curiose, lezioni di ricerca del tartufo, corsi per la preparazione della pasta casalinga e della pizza biologica, lezioni di yoga nel verde, assaggi guidati di olio extravergine d'oliva, degustazioni in barca a vela e passeggiate a cavallo e tanto altro. Un'occasione per scoprire una realtà che sta assumendo un ruolo sempre più importante nella vacanza marchigiana. Secondo un'analisi Coldiretti su dati Istat, infatti, nelle Marche sono attive in regione 1.005 strutture, con un trend di costante crescita. Tra le province guida Pesaro Urbino con 291 agriturismi, seguita da Macerata con 247 e Ancona con 192. Ascoli Piceno ne ha 139, uno sopra Fermo che ne ha 138. Un agriturismo su 5 si trova in montagna, mentre il 42% è gestito da donne. I posti letto sono 11.704 contro i poco più di 8.000 di 5 anni prima, mentre quelli a tavola sono 19.577, nel 2010 erano 16.000. Ovviamente il consiglio è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a www.terranostra.it o www.campagnaamica.it se si vuole la garanzia di una vacanza verde 100% agricola.